Buonasera. Ciao a tutti. Buonasera a tutti da tutto il mondo, persino dalla Sud Corea, tra un po' arriva anche il Brasile, c'è la Svizzera, c'è il Belgio. Siamo al terzo webinar straordinario di questa serie organizzata da EcoPsiché, Scuola di Ecopsicologia, e il tema è oggi quello dell'ecoansia. È un tema che tristemente diventerà sempre più noto, di cui si parlerà sempre di più, ma su cui c'è ancora un pochino di confusione sui termini. Ecco perché ci ho tenuto a fare un webinar dedicato a fare un pochino chiarezza su che cosa si intende per ecoansia, quali diverse letture di questo tema e soprattutto qual è l'approccio dell'ecopsicologia. Ho iniziato a entrare più in profondità su questo tema che come si vede da queste immagini, se ne inizia a parlare già da un po', grazie ai satelliti, grazie alla televisione, grazie ai mezzi di comunicazione, fenomeni estremi di cambiamenti climatici, scioglimento dei ghiacci da una parte, forti siccità dall'altra, inondazioni da altre ancora, sono diventati sempre più presenti nella nostra consapevolezza quotidiana, proprio perché, grazie ai mezzi di comunicazione, siamo in contatto diretto con quello che succede sul pianeta, ma sono fenomeni che stanno aumentando sempre di più, sino a diventare percepibili anche nella quotidianità, cioè le stagioni sono un po' impazzite, l'eccesso di riscaldamento globale ha sciolto quella che Bernacca chiamava, come si chiamava Bruno? La cosa, L'anticiclone delle Azzorre, sì. Questo quando ero bambina, ma magari anche voi vi ricordate, sta arrivando l'anticiclone delle Azzorre, che era un corpo d'aria che ci teneva, che creava barriera a sud nei confronti dell'aria calda dall'Africa, a nord nei confronti dell'aria fredda dall'Artico e ci manteneva per tutta la stagione primaverile estiva una relativa uniformità di temperatura. Col riscaldamento globale, come la plastilina che col caldo si discioglie, questa barriera d'aria è meno densa e quindi non ferma più le correnti e dal nord e dal sud. Ecco perché oggi possiamo anche notare questo avvicendarsi di giornate molto fredde come queste, con improvvisamente qualche giorno dopo possono esserci delle giornate più calde. Quindi gli effetti si iniziano già a vedere sempre di più. Ho iniziato un mese e mezzo fa a occuparmi attivamente del tema ecoansia su stimolo di una giornalista della rivista Altra Economia, che proprio oggi mi ha mandato l'articolo che è stato pubblicato e quando vi invierò la registrazione del webinar vi invierò anche il link per poter scaricare gratuitamente l'intero numero di Altre Economie di questo trimestre in cui c'è l'articolo intero. In questo articolo si parla di 248 milioni come persone che soffrono di disturbi d'ansia, però vedremo che sono una cifra molto piccola rispetto a quelle che sono le situazioni, tutto dipende dalla lettura che diamo alla parola ecoansia, perché si può fare riferimento a un'ansia che riguarda il passato, quando è successo un'inondazione, un terremoto, un incendio, quindi ci sono dei problemi, dei disturbi dal punto di vista, dei disagi dal punto di vista psicologico, che si manifestano come conseguenza di qualche cosa che è successo, e questo è l'ambito di cui soprattutto si è occupata, si occupa e si occuperà purtroppo la psicologia delle emergenze, purtroppo nel senso che è purtroppo che ci si debba occupare di queste cose. C'è un tipo di ecoansia che è una ecoansia anticipatoria. La giornalista stessa, Mariana Uselli, inizia raccontando il caso di una giovane studentessa che fa parte del gruppo Fridays for Futures, degli studenti che oggi si occupano di manifestare per sensibilizzare le istituzioni nazionali e internazionali a problemi
prendere dei provvedimenti per cercare di ridurre l'incalzare del riscaldamento globale. In seguito agli incendi in Amazzonia degli ultimi mesi, era talmente in ansia che non è più potuta andare a scuola. Quindi, ecoansia per il futuro, nel senso anche di sentendo tutte queste notizie, tutte queste previsioni che vengono fatte, ci sono persone che hanno seri disturbi di ansia, di depressione, di forte disagio psicologico come conseguenza di tutte le previsioni che vengono fatte. E questo è un campo di cui soprattutto la psicologia si occupa perché vedremo molto spesso questa ansia, quando è eccessiva, va poi a connettersi, a collegarsi, entrare in sinergia con motivazioni di ansia legate a motivi più strettamente psicologici e personali. Ma vedremo anche, ve lo anticipo, che il tema stesso ecoansia potrebbe non essere un tema adatto perché lo si associa spesso a qualche cosa di sbagliato, a un disturbo, una malattia. Invece vedremo tra poco che questi sintomi vanno presi in considerazione in modo diverso. E quasi per il presente, l'ambito su cui soprattutto opera l'ecopsicologia, lo intendo in un senso più ampio, includendo il senso di lutto anche per i disastri di cui ci troviamo costantemente a essere testimoni diretti o indiretti, eventi piccoli o eventi grandi, perché anche un incendio nel bosco a pochi chilometri da casa nostra, l'abbattimento degli alberi di un viale che è stato il nostro viale per tantissimi anni, il prosciugamento di un'area umida che viene, tra virgolette, bonificata per far posto magari a un centro commerciale, togliendo nidi a infinite quantità di animali, togliendo la possibilità di andare a passeggiare in un'area che è stata sempre parte della nostra storia. Anche questo rientra nel grande ambito vario dell'ecoansia, quindi anche sul presente c'è molto disagio. Di ecoansia si inizia a parlare ufficialmente in ambito psicologico, vedrete tra poco, vi citerò una delle prime ricerche, nel 2009, e nel 2011 la APA, American Psychological Association, crea proprio un dipartimento specifico che si occupa di raccogliere studi, ricerche e si occupa di creare un ponte tra psicologia e cambiamento climatico, raccogliendo i dati, come proprio della psicologia ambientale, nota che il numero di persone che soffrono di queste ansie e depressione anticipatorie, che si collega un pochino anche con l'ansia da catastrofismo, da fine del mondo, sta crescendo moltissimo e quindi sentono la necessità di dover operare da una parte nei confronti delle istituzioni e dall'altra nei confronti di creare proprio servizi adatti ad accogliere questa tipologia di malessere e di disagio. La Gran Bretagna, sulla spinta di Chris Johnson, che si occupa anche di ecopsicologia, hanno creato The Climate Psychology Alliance, che è attivissima ancora di più dell'APA, creando proprio iniziative, articoli che permettono di monitorare e di fornire suggerimenti per cercare di tradurre, qua arriviamo, vi anticipo già quello che arriverà poi come soluzione, di tradurre il disagio dato dall'ansia in spinta motivazionale concreta per fare azioni concrete. In particolare, la Climate Psychology Alliance ha creato una petizione, che è stata firmata da più di 1.000 colleghi, in Gran Bretagna e con cui abbiamo preso contatto insieme a Rolando Cioffi del Movimento Psicologi Indipendenti, in modo da creare una petizione simile anche in italiano. E coincidenza, anche questo è veramente molto sincronico, questa mattina presto, dopo un mese di tentativi per riuscire a entrare in contatto con uno dei firmatari di questa lettera aperta, sono stata contattata, ci hanno dato carta bianca e quindi inizierà un lavoro in collaborazione con questa realtà britannica.
I paesi del nord, come sempre, molto attenti a quelle che sono le tematiche ambientali e in Finlandia il Servizio Sanitario Nazionale proprio di salute mentale crea dei servizi e degli sportelli per accogliere le persone che hanno problematiche di ansia e hanno fatto partire un'iniziativa che poi è stata ripresa moltissimo, soprattutto in Svezia, dei Climate Café. Quindi situazioni conviviali attorno a un aperitivo, a una merenda, in cui poter far emergere il proprio malessere per non sentirsi soli. Vedremo che una cosa fondamentale è proprio quello di poter condividere il proprio sentire con altre persone, che aiuta molto ad alleggerire il peso e soprattutto aiuta a convertire un'emozione che potrebbe essere autodistruttiva in una forza costruttiva che vada ad agire di fatto sulla realtà. Questo è lo studio che vi avevo anticipato del 2009, uno studio molto bello, molto completo, lo si trova online se volete copiatevi proprio questi dati. E ho voluto portarvi una delle immagini che rende bene l'idea della complessità della questione del cambiamento climatico, tutti gli impatti che ha sulla società umana, ma tutti gli impatti che a loro volta la società umana ha sul problema del riscaldamento globale. Ricordo che più di 10 anni fa al Castello di Padernello ero stata invitata proprio a partecipare a un convegno di scienziati e giornalisti sul riscaldamento globale, ancora prima che fosse, probabilmente era molto più di 10 anni fa, almeno 15 anni fa, lì era emerso il fatto che è vero che il clima ha delle oscillazioni, per cui periodicamente ci sono delle fasi di riscaldamento globale, ma tutta l'attività antropica, tutto il cosiddetto antropocene, l'era in cui l'essere umano è l'elemento principale di cambiamento dell'ambiente, ingenerano a loro volta impattano in modo tale che questo cambiamento si accelera e assume dei picchi molto più alti e molto più veloci di quello che prenderebbe spontaneamente. Sottolineo le due voci al piede dell'immagine, mitigation and adaptation. Quindi mitigation è cambiare quello che si può cambiare e adaptation è adattarsi a quello che non si può cambiare. Questo è proprio il punto in cui ecoansia e ansia hanno proprio in comune, perché il lavoro che gli psicologi, i counselor, i coach, gli operatori delle relazioni d'aiuto fanno con i clienti nell'ansia è proprio quello di distinguere tra quello che può essere cambiato e quello che non può essere cambiato. C'è un bellissimo aforisma, una preghiera a Dio di: dammi la capacità di capire a che cosa, quali cambiamenti posso fare, dammi la capacità di capire quali situazioni invece non posso cambiare, devo accettare così come sono, ma dammi la saggezza, ed è qua che sta il ruolo dell'operatore della relazione d'aiuto, di distinguere tra i due. Quindi quella che è quello su cui punta la freccia indicatoria dell'uscita dall'ansia, dell'ecoansia, è la stessa che di fatto in ecopsicologia, in psicologia in generale, viene utilizzato nell'approcciarsi all'ansia. Quando si parla di ecoansia, c'è chi non sente il problema. E in effetti proprio si parla di negazionismo, quindi il problema climatico, il problema del cambiamento climatico e di tutte le implicazioni che da questo possono nascere, non è molto sentito dall'opinione pubblica. Perché? Perché il tema può sembrare un po' vago, perché si sentono voci molto diverse, quindi anche nell'ambito scientifico. E quindi il lettore medio dei giornali è disorientato, fa fatica a prendere posizione.
Perché il tema spaventa, si sono già così tante altre preoccupazioni nella vita quotidiana che è più facile dire ma no, figurati, non è una cosa che ci riguarda. O il problema viene sottovalutato, o prenderebbe il sopravvento, il senso di impotenza e quindi di nuovo si arriva alla negazione, o semplicemente si è abituati a come sono le cose e non si ha intenzione di cambiare ponendo attenzione a problematiche che non rientrano nel tran tran quotidiano. Il problema della negazione del cambiamento climatico è molto forte attualmente, soprattutto in una situazione in cui c'è un presidente degli Stati Uniti che dice che sono delle baggianate. Del resto lo diceva anche per il coronavirus. Che cosa succede però quando neghiamo un problema? È come nascondere la spazzatura sotto al tappeto. È come lo struzzo che mette la testa sotto alla sabbia. Quindi, quando abbiamo delle cose che non vogliamo riconoscere, lì sì che sentiamo malessere, ansia, stress, paura, senso di impotenza, depressione. Ma in questo caso, come anche nei casi da ansia normale, la cosa migliore non è sopprimere il sintomo, che sarebbe come mi suona il campanello antincendio e io vado a prendere la pillola che fa zittire il campanello antincendio. No, l'ansia, che sia un'ansia non da ecoansia, un'ansia per qualsiasi motivo o che sia ecoansia, ci sta dicendo che c'è qualche cosa di cui dobbiamo farci carico, c'è qualche cosa di cui dobbiamo occuparci. Dobbiamo andare a sollevare questo tappeto e capire cosa c'è e che cosa può essere fatto. C'è però chi il problema lo sente. E come se lo sente? Immagino che questo riguarda quasi la situazione di quasi tutti noi che siamo qua e vi presento una nuova parola. Una nuova parola che è stata creata da un filosofo australiano, Glenn Albrecht, solastalgia. Solastalgia è quello che proviamo sicuramente tutti guardando un'immagine come questa. Solastalgia è un mix tra due parole latine, solacium, che leggendo in giro si legge conforto, ma non mi soddisfaceva la lettura di conforto. Sono andata a cercare sui dizionari latini altre traduzioni della parola solacium, che è anche compensazione, indennizzo, risarcimento, quasi come se il dolore, algia, fosse un risarcimento di quello che è successo. La solastalgia è la nostalgia di com'erano le cose prima che qualche evento al di fuori della nostra portata modificasse il paesaggio, modificasse l'ambiente in cui stiamo vivendo. È una nostalgia di qualcosa che ancora c'è, ma non è più come era prima. È quello che provano gli Inuit nel vedere le loro aree che si disgelano progressivamente. Gli agricoltori dell'Africa che vedono con tutti questi cambiamenti che cambiano i ritmi delle piogge e tutte le modalità di agricoltura tradizionale non sono più quelli che funzionano. Immaginate chi è tornato a New Orleans dopo Katrina, abitanti di una valle in Australia distrutta dall'estrazione del carbone, tutti nativi che vengono privati dalla terra. In realtà non c'era questa parola, ma la solastalgia, intesa più come nostalgia, perché questa volta davvero l'ambiente era lontano, era quello dei nostri immigrati italiani quando andavano in America, quando andavano in Australia, in paesaggi così diversi. La psicologia ambientale già da tempo studia questo impatto del cambiamento di paesaggio attorno a noi anche sull'equilibrio psicologico. Ne lo patiscono gli anziani e lo patiscono soprattutto i giovani, che non a caso sono quelli che Friday for Future, Greta in testa, hanno iniziato un attimo a risvegliarsi e sono quelli che patiscono di più dei problemi di ecoansia. Addirittura, qui vi anticipo, tra un po' vi presenterò un attimo meglio l'ecopsicologia, anzi, ci arriviamo con le slide. No, non ci arriviamo ancora, ci arriveremo tra poco. Perché qua mi fermo un attimo e chiedo
Chiedo se qualcuno vuole molto brevemente sintetizzare sulla chat se questa parola solastalgia vi risuona e in quale specifica situazione, in modo da consolidare ancora di più questo concetto. Quindi nel frattempo guardo anch'io la chat. Nel frattempo prendetevi qualche istante proprio per vedere se c'è qualche esempio specifico che è possibile riassumere in poche righe di questo nuovo termine, di questa nuova emozione collegata a un degrado ambientale di un ambiente prima noto, conosciuto. Ecco, tornando ieri, ricordo quel che mi raccontavano i sopravvissuti del Vajont, che adesso non riescono più a vedere l'acqua con tranquillità. Ma anche qui a Firenze, dopo il 66, l'Arno da amico è diventato nemico e da guardare solo verso novembre per capire se ci fa un altro scherzetto. Proprio oggi sentivo una conferenza di una pedagogista uruguaiana che diceva rispetto al coronavirus, ma vale tantissimo anche rispetto a tutti i problemi da disagi ambientali, di fare attenzione a come si raccontano le cose ai bambini e mai demonizzare la natura. Ricordo purtroppo dopo il terremoto c'era stato tutto uno scritto, la terra brutta cattiva. No, non è la terra brutta cattiva, quindi se noi inventiamo dei nemici per i bambini credendo di far loro del bene, no, stiamo facendo proprio un danno. È importante raccontare loro le cose come sono dal punto di vista di fenomeni naturali che ci sono, che fanno parte del ciclo della vita. Ecoansia penso sia molto collegata al concetto di deficit di natura. Più c'è deficit di natura, più l'ecoansia la fa da padrona. Su questo torneremo, grazie. Esattamente, e arriveremo anche alla fine del webinar, toccheremo proprio i parallelismi tra ecoansia e virus ansia. Intorno alla Fura, luogo dove sono nata in questi 30 anni, l'edificazione ha stravolto il paesaggio. La Fura è la splendida e magica cascina in cui si tengono in provincia di Lecco, a Ello, i corsi della scuola di ecopsicologia, un luogo incantato. Ed è vero che il cemento se lo sta mangiucchiando attorno, ma la Fura resiste ancora strenuamente con un look che potrebbe essere del 1700. Pochi giorni fa, Vimercate, luogo dove sono nata e cresciuta, hanno tagliato i pini marittimi in una delle piazze principali. Terribile. Mamma mia. Poi io con gli alberi lo patisco e con i pini marittimi ho un particolare feeling. Mi risuona nei luoghi della mia infanzia profondamente cambiati, vedere gli alberi tagliati per cementificare. C'è un boschetto vicino a casa dei miei in cui andavo a giocare da piccola con gli amici, alcuni anni fa l'hanno tagliato, ho provato un grande dispiacere. Siamo di fronte a un paradosso tra utilitarismo e eugenismo? È interessante lo stimolo, lo spunto, David. Mi piace pensare che ci possa essere una sintesi su un piano più alto. Il Vesuvio dopo l'incendio, ciao Ida, ben trovata. Quando il mio prato è andato in affassia da troppa acqua, ho dovuto abbattere i miei alberi. Il comune ha fatto male dei lavori su una nuova lottizzazione. Ho pianto lacrime di solastalgia allora. Grazie Manila. Ho sempre chiamato nostalgia del futuro quel sentimento che provo quando sento che qualcosa non sarà più come prima. Sì, anche un ambiente naturale. Nostalgia del futuro, bello, grazie Stefania. È più facile da ricordare di solastalgia. Una piazza della mia infanzia dove hanno tolto gli alberi per fare un parcheggio, i prati su cui giocavo con i girini e viole ora sono coperti da case, lucciole e le lucciole non si vedono più in estate, la casa dove, là dove c'era l'erba ora c'è una città, piccole spiagge comparse, i cieli svuotati dalle rondini, ciao Elena, ciao Giovanna, quando tagliano gli alberi di un viale conosciuto che improvvisamente sparisce, Giovanna, dobbiamo lottare per gli alberi che sono davanti al vostro asilo di Merate. Non conoscevo la parola, ma ne soffro in modo acuto ogni volta che tagliano alberi grandi senza motivo, ad esempio vedere territori selvaggi mangiati anno dopo anno. Un forte dolore fisico quando vedo come la terra viene distrutta, penso al futuro, ogni volta viene ribadito che andrà sempre peggio.
vengono in mente le nostre bellissime zone della Sardegna, devastate in maniera irreversibile dalle basi militari della NATO, le aree accanto a Cagliari riempite dal metallo, i tubi, i fumi e i tumori degli impianti petrolchimici della Saras di Moratti. Aia, mi risuona, penso alle terme di Vetralla, provincia di Viterbo, in cui delle vasche libere sono state date in gestione a una cooperativa perdendo il loro fascino selvaggio. Dolore fisico, concordo. Quanto mi manca la Fura, speriamo di tornarci presto, c'è un'energia speciale in quel posto. Navigando ho visto come le certezze meteo sono un'illusione dall'aver scoperto come ci si muove tra gli elementi. Io lo percepisco ovunque, anche a me se questo ridimensiona il tutto, trattiene un grande potenziale. Sento molto il potenziale. Ciao Federica, ciao Valentina, mi mancate. Mi fa pensare a quello che raccontava la scorsa volta parlando dell'abbattimento degli alberi nell'itinerario tra i boschi. Sì. Grazie Carmen, è vero, nel webinar 2 riceverete tutti i link, si parlava proprio di un disboscamento feroce che viene fatto proprio sul sentiero psicologicamente orientato che è stato creato. Ricordi meravigliosi della Fura. Ciao Alessia, anche dove vivo attualmente in un paese alla periferia di Milano, fino agli anni 60-70 era tutta campagna, vi era bosco rigoglioso. Mi raccontavano i miei nonni, ma adesso è rimasto poco verde, una piccola oasi naturale che è stata risparmiata e qualche albero verde qua e là. Vado leggendo un po' più sintetizzando perché siete in 77 effettivamente e se ognuno ha scritto qualcosa, per quanto sia preziosissimo tutto quello che avete scritto. Sento il senso di questa parola nella società attuale in cui le persone mancano a se stesse, l'umanità è divenuta un paesaggio da ritrovare insieme a se stessi, grazie Yassin. Benvenuto Alessandra dalla Svizzera, la realizzazione più grande, Open Mall d'Europa in provincia di Caselle, vicino a dove vivevo, che sto cercando di bloccare con l'associazione del territorio, è partito con un cantiere che ha distrutto uno degli ultimi tasselli di campi e siepi sopravvissuti tra l'urbanizzazione a nastro che circonda l'aeroporto di Caselle. Mi auguro che l'arresto dei lavori lasci spazi per nuove azioni. Firmate la petizione, segnatevi il link, noi l'abbiamo già fatto. Ai ai ai, cioè, credo che stiamo iniziando a sentire tutti il dolore. Quando vedo le violette fiorire a fine gennaio nel prato, sento che c'è qualcosa che non va, mi sento come se vedessi un animale fiorito, ferito. Mi fa male, non sono più solo le violette che guardavo con mia mamma primavera da bambina, è come se quella bambina non avesse più il diritto di condividere quei momenti di serena armonia. Nostalgia del nostro centro storico, distrutto dal terremoto in Emilia del 2012, stiamo ancora ricostruendo casa, la biblioteca, il comune e soprattutto il nostro sentire che ho ancora l'eco del boato di allora. Grazie a tutte queste testimonianze di tutta Italia. E Anna Claudia racconta, Anna Claudia è psicoterapeuta che dal Brasile è venuta a farsi la formazione qui in Italia, ha creato un centro in Brasile, racconta che un suo paziente ha raccontato del suicidio della madre avvenuto dopo che ha visto l'intera regione rurale dove viveva essere distrutta da una centrale idroelettrica. I pini marittimi malati a Grosseto, gli alberi tagliati lungo il viale vicino a casa. Stiamo condividendo casi in cui abbiamo sentito dolore per quel che succede attorno, Matteo. Ah, grazie Silvia. Benissimo, le nostalgie e tristezze di non poter essere cresciuto in mezzo alla natura, disboscamento di una pineta a Cagliari, il Sulcis che è stato inquinato da metalli pesanti, sto andando un po' più, leggendo un po' più sinteticamente, vediamo tabella di marcia, dai, ci siamo quasi. Un luogo magico in Sardegna, il Sinis pesantemente trasformato per agevolare il transito, rabbia e dolore. Vi do una buona notizia, a Firenze hanno bloccato definitivamente l'inceneritore nuovo, evviva, no, ci sono anche buone notizie, nostalgia di prati e boschi trasformati in discariche. Poi parliamo di qualcosa di bello, vero? Subito. Voilà. Allora, qual è l'approccio? Vi ricordo, l'ecopsicologia lavora soprattutto su questo, sulla rabbia del presente, quindi non su vaghe ansie per aver sentito che magari tra 20 anni ci sarà la fine del mondo, ma su dolori concreti, immediati, magari anche piccoli, ma grandissimi per noi. Avete descritto degli eventi che pur nella loro localizzazione sono tutti altrettanto distruttivi e dolorosi. L'ecopsicologia è partita proprio da questa considerazione, quello che vi stavo dicendo era partita dai giovani, da un
ragazzino che non voleva più studiare, dice, ma perché devo darmi da fare a studiare, che tanto quando sarò grande non ci sarà più niente. È da lì che gli psicologi hanno iniziato a accorgersi che tutto questo parlare di quel che succedeva, non solo parlare di quel che succedeva, che tutto quello che stava succedendo stava impattando. La nostra mente e la nostra salute sono collegate alla Terra. Questo è proprio uno degli assunti fondamentali dell'ecopsicologia, e c'è una connessione diretta tra l'insensibilità nei confronti del degrado ambientale e l'insensibilità che abbiamo nei confronti di noi stessi e degli altri. Quindi questa perdita di sensibilità si riflette sul piano personale, sul piano interpersonale e sul piano ambientale. È qua che eco incontra psico, perché facendo un lavoro di riconnessione sul piano psicologico, facilitiamo il fatto che ci sia una riconnessione anche nei confronti dell'ambiente. Quindi provare dolore, il dolore che stiamo esprimendo e condividendo, è normale. È assolutamente normale, è sano, e vedremo che la prima cosa da fare, proprio per poterlo tradurre in forza lavoro, è proprio quello di riconoscere le emozioni. Riprenderemo tra poco la mappa da ego a eco e vedremo a ogni livello come è possibile intervenire, e vi porto questa sintesi con questa frase di Sarah Cohn, ecopsicosintetista statunitense: la Terra parla attraverso i più sensibili tra noi. Quindi ci sono persone che sono più sensibili, e sono quelle che sono qua, e che quindi sentono di più questo malessere. Il loro inconscio ecologico, uso un po' di termini chiave dell'ecopsicologia, è più risvegliato. E che cosa possiamo fare allora? Come possiamo fare sì che questa consapevolezza, che la connessione con questo dolore possa tradursi in qualche cosa di concreto? Allora, abbiamo iniziato il primo webinar con la presentazione della mappa da ego a eco, quindi di diversi livelli di coscienza. Abbiamo visto c'è chi non sente, c'è chi sente, ma in realtà fa un po' un miscuglio dell'ansia che provo per il lavoro che non c'è e l'ansia che provo per gli alberi che sono stati tagliati. C'è chi ha solo sentito che ci saranno dei problemi tra 20 anni e già lì è sufficiente per prendere ansia. Ci sono diversi livelli di leggere ciò che succede e di rispondere a ciò che succede. Quindi, ritrovando la nostra mappa, il primo livello è quello di seme, e di chi ancora crede di essere solo quello che gli altri gli hanno detto che è, molto chiuso nella sua percezione di sé. E il primo passo per uscire, per aprirsi, è ascoltarsi e onorare l'emozione. Il primo passo comunque nel ciclo per poterci attivare a fare qualche cosa completa è onorare l'emozione. Se noi non sentiamo l'emozione, difficilmente troveremo la carica per fare qualche cosa. Questo è tutto il tema dell'ecologia affettiva di cui parla l'ecologo Giuseppe Barbiero. Lui cita Gold, che dice: noi non proteggeremo ciò che non amiamo. Quindi l'importanza del risvegliare la dimensione affettiva, non solo per onorare l'emozione di dolore, ma anche per risvegliare l'emozione di piacere, di bellezza, di gioia, perché è vivendo quelle emozioni che noi iniziamo a ricreare la connessione con la natura e ci riconnettiamo con l'innata biofilia. Quindi con persone che non sono sensibili non dobbiamo partire dal colpevolizzarle o dal presentarle dei dati spaventosi di ciò che succederà, perché la reazione sarebbe quella di chiusura, le barriere psicologiche che abbiamo visto prima. Dobbiamo partire con risvegliare l'amore per questo glorioso, lussureggiante pianeta, ci dice un attivista statunitense. Quindi onorare l'emozione di gioia, di piacere, di bellezza. Quindi questo è il primo modo per lavorare sui livelli di coscienza che ancora non sono sensibili.
Quando poi c'è un risveglio dell'attenzione, quando le persone iniziano a diventare consapevoli, oibò, sta succedendo qualche cosa e forse mi riguarda direttamente, l'importanza del raccogliere informazioni, del guidare, del fornire fonti sane, corrette e con linguaggio accessibile. Non posso mettere in mano a un ragazzino di 12 anni uno studio di psicologia ambientale fatta per un convegno di colleghi adulti. Chiaramente nel raccogliere informazioni ci deve essere una grande importanza nel calibrare che linguaggio utilizzare a seconda dell'utenza con cui voglio avere a che fare. La fase germoglio è una fase importantissima, è quando la persona si apre al mondo, si apre agli altri e vuole sapere, vuole conoscere, così come le radici cercano l'acqua e le prime foglie cercano il sole, c'è proprio una fase proprio di apertura. Quando ormai ci si consolida, si è raccolto abbastanza informazioni per capire che, ah, ci picchia ragazzi, la situazione non è mica un granché bella, l'importanza del fare comunità. L'importanza del fare community, del trovare gente, trovare reti, trovare ognuno a modo suo, ognuno nel suo ambito, ognuno come gli piace, trovate alleati per fare cose insieme, per sostenervi nel accogliere il dolore reciproco, per fare brainstorming su quali iniziative possono essere fatte. Sono sempre di più i comitati cittadini, di veramente semplici cittadini che creano petizioni, raccolta firme, manifestazioni, abbraccio di alberi per andare a proteggere anche proprio la loro piazza, il loro laghetto, qualcosa che sentono a cuore. Insieme si può fare molto di più che non da soli. Quando c'è ormai un risveglio della consapevolezza di chi sono io e di qual è la mia grande connessione col mondo, è il momento di fare e di promuovere alfabetizzazione ecologica. Vedremo tra poco in dettaglio cosa intendo. Il termine alfabetizzazione ecologica, eco-literacy in inglese, è stato diffuso da Fridtjof Capra e Zenobia Barlow del Center for Eco-Literacy. Fridtjof Capra ha scritto anche un libretto che si chiama proprio Alfabetizzazione ecologica, è uscita con le edizioni Mille Lire, in cui raccontava di tutti i benefici dell'introdurre gli orti nelle scuole. E infine, a livello frutto, quando ormai la persona non si chiede più solo cosa la vita vuole da me, ma cosa posso fare per la vita, l'agire concretamente. Non tutti sono portati per salire sulla Rainbow Warrior e attaccare degli striscioni sulle basi, sulle piattaforme di benzina in mezzo all'oceano. Ognuno può e deve trovare il suo modo per agire co concretamente. C'è anche chi, stando tranquillamente da casa, mandando le mail giuste, i messaggi giusti, scrivendo alle aziende: ma voi che cosa ne fate del riciclaggio? Le aziende fanno attenzione, soprattutto adesso, perché con tutta questa connessione che c'è adesso, è sufficiente che qualcuno dica alle sue community online: guardate che quelli lì inquinano, guardate che quelli là invece riciclano le cose, che tutta la massa di consumatori può spostarsi. In Intelligenza ecologica di Goleman, lui dice: ogni cittadino ha in mano un grosso potere, ogni qualvolta comprate un prodotto state dando un voto a un sistema di produzione o a un altro. Quindi entriamo in dettaglio sull'alfabetizzazione ecologica e sulle cose belle, sugli antidoti, quindi cosa fare. È molto importante avvicinarsi a dei concetti di base. L'ecologia ha fornito alla psicologia una visione sistemica, una visione prospettica, una consapevolezza dei cicli, dei flussi, delle reti. Questi sono tutti dei termini tratti dall'ecologia che stanno diventando stanno diventando termini utilizzati altrettanto bene anche nell'ecopsicologia.
Risvegliare il senso di gratitudine e di meraviglia, quindi a partire da atteggiamenti che aprono il cuore. Quando l'ecoansia ci opprime per tutte le brutture che vediamo, per non farci abbattere da questo, nutriamoci di bellezza. Non vi sto dicendo fate finta che non ci sia, non è un negare le cose brutte che succedono, è fate il pieno di bellezza per voler avere la carica giusta per proteggere tutto quello che c'è. Un elemento molto importante nella promozione proprio di un antidoto all'ecoansia è questo senso di connessione fisica, quella che chiamiamo green mindfulness, quando entriamo in natura con un senso proprio di apertura e di risonanza con quello che c'è nella natura, il risveglio della fratellanza e sorellanza con gli animali non umani, l'ampliamento del senso dell'io, il potenziamento dell'autostima e del senso di efficacia, ognuno di noi può fare qualcosa. Se siamo insieme possiamo fare anche molto di più. Un'attenzione, una comprensione del particolare momento che stiamo attraversando, lo sviluppo della resilienza, la capacità del giunco di piegarsi senza spezzarsi e di sapersi riadattare e trovare nuovi equilibri, il rispetto della biodiversità, non solo la biodiversità appunto in ambito ambientale, ma anche in ambito culturale, il risveglio del senso di compartecipazione, facciamo parte di una società e dell'ambiente e del pianeta, e quello che sarà di questo pianeta dipenderà anche da ciò che noi faremo, dalle scelte che noi faremo, e ancora una volta la natura selvatica proprio come fonte di ispirazione e di rinnovamento. Questo non era un webinar specifico sull'ecopsicologia, ma ho trovato questa frase per sintetizzare questo approccio che è molto di più di una filosofia, è molto di più di una visione del mondo, è proprio uno stato di coscienza. L'ecopsicologia accompagna, fornisce strumenti, attività, pratiche per sviluppare uno stato di coscienza più ampio che possiamo chiamare in gergo eco, da ego a eco. Dove, ricordo ancora una volta, non è trascendere l'ego, non è buttare via l'ego, è sviluppare un ego consapevole di essere parte attiva di un eco dell'ambiente. Mi fermo un attimo per vedere se ci sono domande prima di entrare nel tema. Allora, stiamo ancora un po' sulle domande su quello che è stato visto finora. Soffro quando vedo un gregge che pascola nei campi dove sono sparsi fanghi, pesticidi, sostanze varie. Immaginate il disastro che si sta facendo a Taranto, dove i bambini crescono con la paura dello stare all'aperto a causa dei fumi della ex Ilva, ma anche a Brescia. Francuccio Gesualdi, ai tempi della guida al consumo critico, grazie Massimo. E Bresni nel libro della Pronoia. Sì, Massimo ha fatto una sua relazione proprio sulla Pronoia, sugli atteggiamenti proattivi per non farsi distruggere da tutto ciò che succede, ma anzi diventare elemento attivo nel far pendere la bilancia in una direzione che a noi interessa. Mi chiedo se ci sono delle differenze disciplinari accademiche tra ecopsicologia e psicologia ambientale. In questo caso, quali sarebbero? Grazie, David, ottima domanda. La psicologia ambientale nasce negli anni 70 a partire dalle considerazioni che l'ambiente ha un effetto sull'essere umano, come vi dicevo, gli studi fatti per esempio sulle migrazioni, e si occupa soprattutto di raccolta dati e ricerche. Quindi è la psicologia ambientale che ormai ha raccolto innumerevoli conferme del fatto che c'è un parallelismo tra quanto un quartiere, per esempio, è affetto da degrado ambientale e quanto malessere sociale. E anche
e anche gangsterismo c'è, sul fatto che i pazienti che vedono dalla finestra il verde guariscono prima. Questo è proprio uno degli esponenti della psicologia ambientale, che guariscono prima. E quindi l'ecopsicologia ambientale raccoglie i dati. È più recente il fatto che si è trasformata in psicologia della sostenibilità. Quindi, ma l'ecopsicologia prende il testimone dalla psicologia ambientale, prima di tutto per chiedersi: ok, allora come fare? Come fare a sviluppare un senso di maggior connessione con l'ambiente? E coinvolge profondamente la visione del mondo, perché l'ecopsicologia propone proprio un cambiamento di paradigma da una visione antropocentrica a una visione ecocentrica. Paradossalmente, la psicologia ambientale è ancora antropocentrica, quindi dal punto di vista dell'uomo, cosa dobbiamo fare per limitare i danni, cosa possiamo fare per venire incontro alle necessità di una sopravvivenza del pianeta, quindi sostenibilità. Dove l'ecopsicologia è molto più drastica e profonda, dobbiamo cambiare non solo il nostro stile di vita, dobbiamo cambiare prima di tutto il nostro modo di pensarci e sentirci nei confronti del pianeta. Claudio, grazie. Allora, sull'ecopsicologia, il libro Ecopsicologia che ho scritto io nel 2006 è esaurito, ma verrà ripubblicato, se tutti gli eventi attuali non causano ritardi, con le edizioni Aboca, dovrebbe uscire a maggio. Ma attualmente c'è Clorofillati, uscito con Feltrinelli l'anno scorso, che è un manuale pratico di ecopsicologia. Quindi puoi iniziare con la pratica, poi quando uscirà il libro con le Aboca, avrai proprio. Il libro Ecopsicologia è una panoramica molto ampia, è stato interamente rivisto e aggiornato in base a tutto quello che è successo in questi ultimi 15 anni. Consiglio il film Una scomoda verità di Al Gore. Rispetto alla comprensione dei principi ecologici, abbiamo organizzato un corso via webinar Comprendere l'ambiente ora online. Grazie mille Alessandra, può dare ottimi spunti per approfondire il tema. Alessandra è un'ecologa e ha saputo proprio trarre tutto quello che è possibile trarre dall'ecopsicologia, ovvero dalla psicologia, e ci ha messo in condizioni di comprendere ancora meglio i concetti ecologici applicabili poi in psicologia. Ciao Daniele, ben trovato a stradebianchelibri.com, si trova Equalfabeto, ottimo, perfetto, bene. Allora, gli ultimi 10 minuti, rapidamente. Che connessioni? Eravamo partiti al primo webinar con questa immagine, mi è piaciuta troppo, se avete tempo di guardarvela, fa proprio sorridere, tra virus ansia ed ecoansia. Abbiamo visto che ci sono diversi modi di vivere quello che succede. E qua vi porto una mappa, grazie Silvia che me l'hai fatto conoscere, che arriva dalla Casa per la Pace di Milano, che fa proprio vedere com'è una scelta individuale, quella come voglio vivere quello che succede. Quindi, tornando alla mappa da ego a eco, il seme che si sente in balia, che è in balia degli eventi, vive l'evento con paura e quindi reagisce alla paura, si irrita, non agisce istintivamente, sono reazioni da stress, inoltre a tutti i messaggi che riceve, accumula, proprio sono meccanismi atavici, automatici da stress, che entrano in azione. Il germoglio e la pianta scelgono di viverlo come opportunità di apprendimento. Fanno attenzione a non abbuffarsi né di cibo né di notizie, usano l'opportunità di fare più amicizia con le proprie emozioni, scelgono come comportarsi, verificano le notizie prima di diffonderle. Si aprono alla consapevolezza che stiamo tutti cercando di fare del nostro meglio. Il frutto, scusate, il fiore e il frutto lo vivono come opportunità di crescita. Usano il tempo per fare qualche cosa che piace, cercano di aiutare gli altri, si concentrano, sul presente e sul futuro, risvegliano empatia, apprezzano le piccole cose, risvegliano proprio la capacità di apprezzare tutte quelle piccoli miracoli che prima
erano dati per scontati e cercano di attivare resilienza e di attivarsi ai cambiamenti. Il tema della resilienza è molto importante, ma è stato solo l'inizio di un discorso. E visto che abbiamo concluso oggi, se vi ricordate, nel primo webinar vi avevo anticipato che ci sarebbe stato un corso che approfondiva il tema e l'abbiamo concluso oggi con 24 partecipanti, oggi alle 5. È stato molto molto ricco e arricchente. Chiaramente in questo corso c'è stato molto più tempo per condividere. Non è qui, io vi ho raccontato un po' di cose e il tempo dedicato a voi è stato ristretto. In questi corsi invece siete voi i protagonisti, è proprio un'occasione di fare un percorso di crescita personale e dato il successo di questa prima iniziativa, ce n'è una seconda che è stata creata che è più focalizzata sul livello del germoglio. Quindi ecopsicologia, se prima era ecopsicologia e resilienza, il tema del prossimo corso è ecopsicologia e risveglio interiore, come affacciarsi all'idea, alla consapevolezza che siamo molto di più di quello che crediamo di essere. Quindi come affrontare il percorso, come iniziare elementi di autoconoscenza, di relazioni ecologiche e di dialogo col mondo. Quindi il lavoro ai tre diversi livelli su cui opera l'ecopsicologia: centering con leadership personale, tuning, relazioni con gli altri e widening, apertura dell'idea che ho di me e quindi includo anche la consapevolezza che posso entrare in dialogo col mondo. Il corso si terrà i tre prossimi mercoledì, non alle 5 ma alle 6. E c'è un'offerta anche per questa iniziativa, come abbiamo fatto l'altra volta. Potete andare a questo link diretto. Quando vi invierò il link alla registrazione domani, vi invierò anche il link così. Sarà più facile se non riuscite adesso a copiarvelo. Anche sul sito c'è una pagina che parla di questo corso. L'idea è proprio fare tutta una serie di webinar che permettano di fare lavoro di crescita personale, imparando in pratica come l'ecopsicologia lavora. Sembra un po' un paradosso, l'ecopsicologia che lavora soprattutto fuori, soprattutto a contatto con la natura. In questa occasione abbiamo l'opportunità di capire il potere dell'ecopsicologia anche quando lavora con le metafore. Tu sei molto di più di quello che credi, di quello che vedi. Tu sei il mio Gesù, la luce sul nulla, un piccolo Buddha, Piero Pelù. Grazie Massimo. Bene, siamo quasi alla fine, quindi guardo un attimo se ci sono domande. No? Ok. Allora, prendo proprio gli ultimi minuti per presentare. Ops, prima di presentare la scuola, Alessandra, mi viene da osservare che la mappa sul coronavirus può essere valida per descrivere quella parte di popolazione che ha avuto la fortuna di non essere toccata direttamente dal contagio o comunque non essere sul fronte. Credo che sulla pandemia ci siano e ci saranno molte esperienze parallele che dovranno trovare il modo di dialogare tra loro per trarre i molti insegnamenti che ci saranno. Forse la natura potrà dare chiavi di ascolto e di comprensione. Sì, esattamente come chi ha vissuto l'inondazione e chi l'ha vissuta solo alla televisione. È ovvio, le esperienze arrivano con intensità diverse. Speriamo che diventi un'occasione proprio di apertura e di scambio, con la consapevolezza che sono state vissute in modo diverso, ma la realtà è sfaccettata, può essere vissuta in tanti modi diversi e più accogliamo anche le altre visioni, più ci arricchiamo come persona. Ritorno a questo concetto di biodiversità che Alessandra nel suo corso, vi metterò anche il link al suo corso perché veramente merita, ha spiegato così bene. Quindi proprio gli ultimi 3-4 minuti per presentare Copsiché. Scuola di Ecopsicologia, nata nel 2004 in Brianza. Io sono psicologa e formatrice. Ho fatto la mia formazione anche con Fridtjof Capra, sono stata anche a Hawaii, in Olanda, cioè quando ho scoperto l'esistenza dell'ecopsicologia ho cercato di andare a raccogliere dove era possibile informazioni, teorie e pratiche, soprattutto esperienze di incontri con persone, ho conosciuto
e ho avuto il piacere di lavorare con John Macy. E da questa esperienza è nata nel 2004 la scuola, è nata la Società Internazionale di Ecopsicologia, che oggi conta 13 nazioni rappresentate, 9 candidate, e vi manderò anche il link al Facebook della Società Internazionale di Ecopsicologia. Ciao Silvia, ben trovata. Nel 2011 vengono Silvia Mongili, pedagogista dalla Sardegna, e Carmela Di Carlo, psicoterapeuta dalla Sicilia, entrambe con la stessa richiesta, entrambe con la stessa vision. Voglio portare nella mia isola l'ecopsicologia, ed è quello che stanno entrambe facendo. Quindi i corsi di base di Affonda le radici in ciò che sei, che è la prima metà del motto della scuola: affonda le radici in ciò che sei, cambia il mondo con ciò che fai. Affonda le radici in ciò che sei è un percorso base soprattutto che lavora sulla crescita personale e viene tenuto in ognuna delle tre regioni. Sono quattro seminari tematici, due percorsi in e-learning e quattro webinar. Mentre Cambia il mondo con ciò che fai sono cinque diverse direzioni di specializzazione concreta. L'ecotuning, cioè la facilitazione della relazione con la natura, che è la conduzione di gruppi, soprattutto in natura, il green coaching con riconoscimento dall'Association for Coaching, associazione britannica, quindi con un diploma di professional life coach riconosciuto internazionalmente, che accompagna a diventare coach con la natura come partner, green psychology, che è per psicologi che vogliono condurre incontri individuali in natura, eco counseling è per counselor che vogliono condurre in natura, e Green Education è per insegnanti ed educatori che vogliono inserire nella loro pratica formativa più concetti, più verde, più ecopsicologia. Bene, ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati alla fine anche di questo secondo webinar e quello che possiamo provare a fare adesso, se ci sono domande specifiche, scrivetele, magari vi risponderò nella mail. Vi manderò tra domani e dopodomani una mail con i link a tutti e tre i webinar straordinari che sono comunque visibili su Facebook e sono visibili sulla nostra piattaforma Networking Planet. Vi chiederò di lasciare un segno di gratitudine sulla pagina Facebook, un mi piace, una recensione, quello che vorrete. Vi manderò anche il link alla bibliografia, già che avete partecipato a questi webinar, e troverete anche tutte le informazioni che vi ho detto che ci saranno. Quindi se avete domande scrivetele e scriverò di quelle domande. Se volete apriamo tutti, aspettate, magari riesco a farlo. Bruno, puoi aprire tutti i microfoni per piacere? Sì, e ci facciamo un ciao. Aperti tutti. Aperti tutti. E ci possiamo fare un ciao a voce alta tutti quanti insieme prima di chiudere la registrazione. Vi ringrazio. Ciao. 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 Ciao.